Chiedono più trasparenza nella gestione della cosa pubblica gli esponenti andriesi di Fratelli d'Italia, fortemente critici sul piano urbano di mobilità sostenibile e sulla conseguente valutazione ambientale strategica. Pomo della discordia, il mancato coinvolgimento della cittadinanza e soprattutto il costo della redazione del progetto del PUMS. Sui criteri di aggiudicazione e di individuazione del professionista responsabile, Fratelli d'Italia chiede maggiore trasparenza e coinvolgimento dei professionisti locali. Sono passati 3 anni per l'approvazione di questo progetto, di questo PUMS, e in questi 3 anni non ci risulta che la cittadinanza sia stata in un qualche modo coinvolta. Per una maggiore trasparenza noi chiediamo intanto, diciamo, una maggiore partecipazione da parte dei cittadini. Nello stesso tempo, proprio perché recentemente c'è stata una mozione in Consiglio Comunale riguardante un maggiore coinvolgimento dei professionisti andriesi, quindi una rotazione degli incarichi, chiediamo che questa rotazione di incarichi venga messa in atto, proprio perché ci risulta che, per esempio, nel PUMS uno dei progettisti avrebbe svolto tanti incarichi in questo periodo, cioè sarebbe intervenuto nel progetto Pedibus, sarebbe intervenuto anche nella progettazione della sicurezza della serata del concerto dell'orchestra andriese, sarebbe stato coinvolto nelle festività patronali, sempre progetto di sicurezza, nell'Andria Natale, nelle festività delle natalizie di Andria, nella organizzazione della sicurezza degli europei volley Under 21 e non per ultimo, insomma, anche nella progettazione del nuovo mercato ortofrutticolo.